Il nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Campobasso per la presentazione di un progetto innovativo che parla in una maniera sicuramente molto creativa, molto colorata anche, di un genio della musica e non solo, Antonio Vivaldi. Vivaldi che diventa protagonista non soltanto delle sue quattro stagioni, ma di una bella stagione che idealmente vuole essere quella della ripartenza dell'arte, del teatro, della musica in un progetto che è prodotto da Lara Carissimi per l'associazione Overture, che è stato scritto, interpretato e diretto da Andrea Ortis. 13 musicisti sul palco, una cantante, due ballerini, per portarci in una dimensione sicuramente molto particolare alla scoperta di Antonio Vivaldi. Restate con noi. Siamo con Andrea Ortis, dunque scrivere, dirigere, interpretare, un qualcosa che comunque riguarda un personaggio diciamo sicuramente molto interessante, una vastità culturale come Vivaldi, ma una bella stagione che insomma è un po' la cosa di cui avevamo poi forse bisogno, insomma, una quinta stagione di rilancio. Direi proprio di sì, di rilancio umano se vuoi. La bella stagione nel senso che la musica classica, sai, spesso erroneamente la pensiamo essere di pochi, essere dei musicisti, essere degli specialisti, ma non è così. La musica classica è nella stirpe di noi italiani, è nel nostro profondo, siamo nel 600 barocco dove anche Goldoni attinge, no? Nascono molte linee musicali. Ecco, questa bella stagione è la proposta non di un concerto di musica classica, ma di uno spettacolo che racconta lo scenario, che racconta il dietro le quinte di Antonio Vivaldi, che racconta i moti europei e storici di Vienna e di Venezia, che racconta tante cose, in un'immersione anche pittorica che avremo. È una bella stagione e anche la speranza di affrontare un periodo che è passato ma che è ancora in qualche maniera in atto, ma non dobbiamo avere paura, non dobbiamo essere codardi, possiamo andare a teatro, possiamo, come è successo, noi siamo in tour, come sapete, no? Siamo reduci da Torino, andremo a Reggio Calabria, ma in teatro possono stare 2000 persone, ci possono stare con la mascherina, col Green Pass, quindi questa bella stagione ha voglia di rilanciare anche con questi colori, con questa immagine fresca, un desiderio d'arte e di cultura che speriamo sia il vero contagio. Un contagio fatto di musica, ovviamente musica barocca, fatto di recitazione, fatto anche di proiezioni animate 3D, perché la tecnologia aiuta tantissimo a ricreare proprio quelle atmosfere che vogliamo raccontare. Certo, sì, perché il pubblico sarà immerso in tutto quel movimento pittorico del vedutismo fatto dal Canaletto, dal Guardi e da molti altri che ritraevano la Venezia del tempo, il Carnevale ad esempio, la Venezia pittorica. I vedutisti ritraggono questi scenari, i campielli, le calle, gli scorci più belli di Venezia ancora esistenti che si possono visitare. Il pubblico verrà portato lì dentro e in quel lì dentro troveremo un'orchestra che suonerà i brani di Vivaldi in una chiave particolare, un'orchestra barocca di 13 elementi con un maestro al clavicembalo. Parliamo anche della scelta nuovamente di partire sempre dal Molise con queste nuove produzioni. Cultura si può fare, cultura si può, qualità si può partendo da qui. Sì, si può farla in Molise, non è semplicissimo farla in Molise, attualmente la risposta non è eclatante, ma sappiamo che nell'ultima settimana poi i molisani arrivano, ma non importa mai la quantità, sinceramente. Basta che ci sia una persona a teatro ad ascoltare. Certo, se ce n'è di più, giustifica il lavoro di professionisti, perché il nostro è un mestiere, non è un volontariato, c'è anche la passione, ma il nostro mestiere, come quello di tutti i tecnici, come quello di tutti gli artisti che sono stati fermi per 2 anni, merita una presenza, perché abbiamo proprio voglia di condividere questa bella stagione con più gente possibile. Ricordiamo le date, 27 di novembre a Isernia, 28 una doppia
recita a Campobasso e soprattutto poi ricordiamo che siete praticamente un gruppo di tante persone che lavorano a questo progetto. Sì, perché oltre a quello che abbiamo detto, i 13 elementi d'orchestra, c'è un direttore che è anche un importante chitarrista molisano, che è Antonello Capuano, ci sono due danzatori, due étoile, Raffaele Iorio ed Elisabetta Dugatto, che all'interno di questi dipinti balleranno valzer viennesi o la musica di Vivaldi o anche quella di Johann Sebastian Bach. Io che condurrò una narrazione anche frizzante, interloquendo col pubblico, insomma è uno spettacolo brillante, uno spettacolo assolutamente vivo. C'è Maria Carmen Iafigliola, un'altra artista molisana che canterà alcuni brani non solo di Vivaldi come stile classico, ma anche le canzoni da battello, che sono i primi canti nati dai gondolieri che tuttora vengono cantati e che nascono proprio nel 600. Insomma, tanti belli elementi per passare un pomeriggio a Campobasso alle 5 o una serata alle 9, oppure Isernia alle 9, piena, ecco, frizzante direi, un bel incontro, non vedo l'ora. Siamo con Antonello Capuano, direttore d'orchestra, in questo caso diciamo un'orchestra barocca, un'orchestra che ci riporta indietro a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo. Parliamo di Vivaldi, musicalmente diciamo qualcosa di avvincente, come ha dovuto lavorare su questo tema per riportarlo poi in questa bella stagione? Intanto è appunto una bella stagione dopo quello che abbiamo vissuto, per cui c'è un fatto intanto psicologico, direi, quello di approcciare a una musica che appartiene ormai a 300-350 anni fa, con una mentalità moderna e anche in base a quello che abbiamo vissuto. Detto questo, Vivaldi è intoccabile, possiamo dire, musicalmente. Io ho approcciato Vivaldi col più totale rispetto della sua musica e naturalmente della figura, del personaggio carismatico che è stato nel suo periodo, che appunto è stato il barocco. Un barocco che ci dà la possibilità però di sperimentare una formazione, quella dell'orchestra, che va oltre i limiti che potevano essere dell'esecuzione solistica. Come viene riportata poi nell'attualità? Perché ecco, Vivaldi diciamo è stato forse riscoperto per gran parte proprio nel secolo scorso, ma adesso diciamo nel terzo millennio come lo attualizziamo, più pur con tutto il rispetto? Senza spoilerare nulla dello spettacolo, chiaramente. Ovviamente. Vivaldi è giustamente, come detto, stato recuperato a fine degli anni 20. È un personaggio a tutto tondo, quindi vai a pescare in realtà in questo spettacolo che staremo per portare in scena tutto quello che connota Vivaldi. Quindi la modernità di Vivaldi sta nell'individuare quelle musiche che sono realmente tutte attuali. Beh, il titolo lo dice già, no? Le quattro stagioni sono probabilmente il marchio di fabbrica di tutta un'epoca e dunque li portiamo con un'orchestra che però è quella dell'epoca, solo archi, perché lui, insegnante alla Pietà, all'ospedale della Pietà, aveva a sua disposizione un'orchestra femminile numerosa con la quale riusciva a montare continuamente nuovi repertori. E noi abbiamo pescato da quell'epoca appunto questo tipo di musiche di corredo alle attività della Pietà. Francesco Cipullo, Maria Carmen Iafigliola, c'è molto Molise in questa struttura musicale. Anche nell'orchestra c'è molto Molise e poi abbiamo aperto anche gli orizzonti perché è giusto trovare nuovi collaboratori. Sì, abbiamo con noi Francesco Cipullo, Lorenzo Mastro Giuseppe, Francesco al clavicembalo, Lorenzo Mastro Giuseppe al contrabbasso, Maria Carmen Iafigliola alla voce e, come dicevo, altri orchestrali molisani. D'altra parte era giusto perché siamo in questa terra e dobbiamo fare di tutto per mettere in risalto le qualità dei nostri artisti.